Pico e i fagioli magici. Buongiorno, mamma gatta. Dove sono i micetti oggi? Ciao, Summer. Sono insieme a Pico. È stato così gentile ad offrirsi di leggere loro un libro. E poi Jack fece crescere una pianta di fagioli così alta da raggiungere le nuvole. Fino alle nuvole! Non si stancano mai, ma almeno stanno un po' fermi con quel libro. Pico, anche noi vogliamo vedere una super pianta di fagioli. E la vedrete. Guardate, questo è un nuovo tipo di fagioli che ho piantato nell'orto la settimana scorsa. Magari sarà quello giusto. Non si sa mai, perché non andiamo a controllare? Vediamo anche noi! Sì! La mamma deve finire di fare la spesa, piccola. Possiamo occuparci noi di loro mentre tu fai acquisti. Che ne dici? Ottima idea, Summer! Fate i bravi, micetti! Ciao! Salto coniglietto! Andiamo tutti all'orto! Conosco tutti i trucchi per far crescere le piante di fagiolo. Terriccio speciale, acqua minerale e anche concime. Adesso mancano soltanto i fagioli perfetti. Ta-da! Wow! Sono enormi! Congratulazioni, Pico! Sono davvero grandi come i fagioli di Jack! Dovrebbero crescere qui. No, Summer. Se i rampicanti coprono le altre piante, rischiano di non farle crescere. Oh no, le mie preziose verdure. Dobbiamo spostare i rampicanti. Cercare di lottare contro un piatto di spaghetti. Sì! Oh no! Volevo così tanto coltivare i fagioli più grandi di sempre che non mi sono accorto di aver combinato questo disastro. Tranquillo, Pico. Non c'è errore che non può essere sistemato. Se ci impegniamo tutti insieme, recupereremo i micetti, men che non si dica. Grazie, amici. Ora diamoci da fare. Thank you.
Summer, credo proprio che dovremmo trovarle una nuova casa. Un vaso grande per una pianta grande. Forza, andiamo! Stanno dormendo? Siete riusciti in un'impresa impossibile! È stato un pomeriggio impegnativo! Per festeggiare, vi ho preparato del riso e... fagiolo! Eh? Oh, no, no, no! D'ora in avanti voglio solo fagioli normali! Amici, resta solo un'ultima cosa da fare! Pronti per... il ballo del fagiolo!